e vorrei sottoporre alla vostra cortese e pietosa attenzione Juan Carlos Flaco Biondini. Poi dice, ma fai sempre canzoni provinciali. L'America la canti ma la trasferisci qua. Bologna è una scusa per parlare anche di Modena. È andata bene, ero distratto. È una scusa per parlare... Oh, niente, non è arrivato nessuno. Lunga vita, Paolo Di Vito! L'applauso non è stato sfolgorante come volevo, Paolo, insomma, forse non li ho pagati abbastanza. Gli otto clienti hanno applaudito tutti. Bologna è una scusa per parlare di Modena, Modena è una scusa per parlare di un'altra cosa, ma il mondo, i viaggi, queste cose, io sono un po' cinico sotto certi aspetti, mi chiedo sempre quello che succede dopo. E vissero felici e contenti. Cioè, il principe azzurro sposa la bella sfigata del bosco e vissero felici e contenti. Il giusto. La storia non lo dice come vissero questi qua. Flaco, smettila. Sto parlando della testa. No, devo parlare la tosti però. Dunque, questa testa qua ha uno scopo. Sì, il Flaco si distrae e parla con quella testa, l'ho messo lì perché altrimenti da giù di matto. Un'altra cosa che mi sono sempre chiesto di queste cose, di questi viaggi qua, dicevo l'altra sera al chivazzo di Piumazzo, il bello del viaggiare non è tanto nel viaggiare, è quanto nel tornare a casa e raccontare agli amici, altrimenti non c'è gusto. Uno viaggia di su e poi torna a casa, non lo racconta a nessuno che cazzo ha viaggiato a fare, diciamoci la verità. Io dicevo, i viaggi di Gulliver. Gulliver, un casino, va di qua, di là, i giganti, i nani, gli uomini sapienti in quest'isola volante, i cavalli sapienti, quelli che gli parlano a nitriti e gli uomini sono ridotti dalle bestiacce in mondo e praticamente poi siamo in pum, via. E lui torna a casa e racconta, ma cosa racconta? E qui nasce questo problema, che cosa gli raccontano? Dice, sono stato là e... Perché uno degli scopi del viaggiare è lo scopo, insomma. Cioè, se lo scopo... se non c'è lo scopo nello scopo, è un casino. Cioè, non... Allora, lui, l'amico ritorna e dice, allora... Da cui la nota barzelletta, quella delle iberiche, come sono le iberiche, come sono le scandinave, come sono le piramidi, insomma. Che nasce così quella barzelletta lì. Un'altra, ecco, dicevo l'altra sera che un'altra invece delle cose che il bolognese medio ha non è tanto anche questo, solo che come si mangia. Sono stato in Tibet, come si mangia? Allora il bolognese fa così. Guarda, ho trovato un posto, dunque eravamo in cinque. Antipasto. Il bolognese dice subito, in quanti erano, così quando si dice il conto finale uno divide e le... E le porta. Ma non divide tanto alla genovese che magari è pagato uno solo, cioè non è che uno... No, no, proprio per sapere quanto si spende lì, per dire... Allora, ne ho trovato un altro in Afghanistan... Un momento, già meno adesso. Diciamo in Nepal. Per dire, ecco insomma. E allora mi chiede, ma Gulliver, quando è tornato a casa? E vedevo questo uomo, pensavo, questo uomo che aveva viaggiato un casino, e questi amici che gli domandavano, anche loro desiderosi, ma non si sa bene di che cosa, insomma. Lui provava a raccontare di queste avventure, ma sapessimo poi che il racconto è fine a se stesso, cioè il racconto viene riempito dagli altri che ascoltano, di loro fantasmi, di loro fantasie. Tu racconti di storie, racconti di donne o di uomini, racconti di persone, e gli altri riempiono le impalcature che tu dai, gli scheletri che tu offri, di loro carne, di loro sogni, di loro cose, quindi raccontare questo livello è quasi inutile. E Gulliver se ne accorge, dice, ma che cosa poi racconto a fare? Io ho capito tutti, lasciali lì nella merda. Poi un attimo, torno indietro e dici, ma io che cosa ho capito? Cosa ho capito veramente? Ho visto dei signori molto alti, dei signori molto piccoli, e in mezzo che cosa c'è? Che ho visto forse le facce, due facce di una stessa medaglia, che è la impossibilità stessa dell'uomo di capire e di raccontare. Da questa idea così peregrina è nata questa canzone, fatta a mezzo col mio vecchio solito collaboratore, Gian Piero Aloisio, che sta lavorando a Bologna in questi giorni, andatelo a vedere domani sera, no domani sera sfiga, non andatelo più a vedere per questa sera, l'ultima sera, in questo spettacolo che è appunto gli ultimi viaggi di, non a caso, gli ultimi viaggi di Gulliver. Vabbè, insomma, avete perso una buona occasione, invece di venire a ascoltare me potevate andare là.
La canzone è novella. Ci siamo? 1, 2, 3, 4.